La medicina sta andando incontro a un processo di iperspecializzazione. Oggi ci chiediamo se anche il campo dell'odontoiatria sta subendo questo tipo di cambiamento. Lo chiediamo appunto al dottor Jari Basente, responsabile a Sassari di uno studio specializzato proprio nell'ambito odontoiatrico. Dottore, cosa ci può dire su questa iperspecializzazione? Secondo il mio parere, l'odontoiatria non fa affatto eccezione riguardo ai processi di iperspecializzazione delle varie branche. Anzi, ritengo che l'odontoiatria moderna sia necessariamente una disciplina regolata da materie polispecialistiche assolutamente a sé. Dottore, cosa intende? Intendo dire che all'interno dell'odontoiatria è veramente importante e significativa la suddivisione tra le varie branche. Anche molto distanti tra loro, come può essere quella della chirurgia orale, come quella dell'ortodonzia, che si occupa degli spostamenti, delle malocclusioni, degli spostamenti dentali e mascellari. Quindi, incredibile pensare che un solo professionista, secondo il mio parere, possa occuparsi in maniera onnisciente di ogni tipo di branca dell'odontoiatria. In passato il settore funzionava un po' diversamente. Sicuramente in passato c'era la tendenza ad accentrare nel professionista titolare di studio quelle che erano tutte le varie branche disciplinari. Diciamo che c'era un isolamento del professionista molto più accentuato rispetto a quello che vediamo oggi, che le branche specialistiche non erano così marcatamente suddivise, c'era una formazione più generica del medico. Per quella che è la sua esperienza, quali vantaggi possono esserci? Secondo me la differenza è abissale, nel senso che un paziente che si sottopone a un piano di trattamento complesso odontoiatrico ha necessariamente necessità di avere una valutazione plurispecialistica, ha bisogno di essere visto da più professionisti, ognuno esperto di una disciplina. Uno spostamento dentale ai fini preprotesici, cioè prima di applicare delle corone dentali a un dente, ha bisogno di una valutazione di un ortodonzista che sa quali spostamenti si possono fare, in quanto tempo e in che modo. Mi sembra un grande vantaggio per il paziente stesso. Sono vantaggi enormi, perché non siamo affidati solo alla coscienza di un professionista che ha una visione sua personale, ma il lavoro di team, il consultarsi quotidianamente su tutti i casi o quasi tutti i casi con più colleghi esperti in una disciplina diversa, porta sicuramente a dei vantaggi enormi per il paziente in primis. Da qui il concetto di multidisciplinarietà. Assolutamente. Lo studio moderno oggi deve essere organizzato secondo questi principi, in quanto il paziente deve trovare un'offerta completa per quanto riguarda la propria salute orale. Deve trovare dall'implantologo all'ognatologo all'ortodonzista, fino alle discipline come quelle della conservativa, l'endodonzia, eccetera. Dottore, l'aver puntato sulla multidisciplinarietà nasce da un'esperienza personale? Sicuramente il mio percorso formativo, iniziato nello studio di famiglia, a storia trentennale, dove mio zio mi ha indirizzato verso quello che è l'amore per questo lavoro e la passione, mi ha dato possibilità di osservare il cambiamento che questo settore ha subito, quantomeno negli ultimi 12-13 anni. E per esperienza e per idee che mi sono fatto, la direzione è assolutamente quella della multidisciplinarietà. Dottore, multidisciplinarietà e medicina sociale, c'è un collegamento? Sono assolutamente convinto che la correlazione tra odontoiatria specialistica e medicina sociale sia un connubio assolutamente da tenere in considerazione, da rispettare e anche da spingere. In che senso? Nel senso che qualsiasi fascia sociale, persone con disabilità piuttosto che bambini con difficoltà, hanno diritto a ricevere le migliori cure. Per esempio, nel nostro studio siamo attrezzati in una postazione per disabili in carrozzina che ci permette di non rimuoverli, di non spostarli alle vicine degli strumenti operatori, poterli inclinare e reclinare nel migliore dei modi a che possono ricevere le migliori cure. I bambini con difficoltà sono seguiti nel nostro studio in maniera molto importante e molto dettagliata, avvalendoci anche del rapporto che creiamo, che andiamo a instaurare di volta in volta con quelli che sono i pedagogisti piuttosto che i logopedisti o psicologi. Dunque, dottore, con la multidisciplinarietà benefici per tutti, sia per voi che appunto siete gli specialisti, che per i pazienti. Grazie mille per il suo tempo. Grazie.